Ciao ragazzi e Ciao! benvenuti in questo nuovo video, siamo sempre qui. Allora, oggi altri rumors. Ne stanno girando parecchi dopo l'estate. Sì, questo diciamo che è un po' più ufficiale perché la notizia è stata data da una nota testata giornalistica che si occupa principalmente di tecnologia, è The Verge, quindi una testata importante. Molto importante. E dopo che vi sarete iscritti al canale, avrete attivato la campanellina, lasciato un bel mi piace, vi parleremo della notizia. Ma prima di questo, guardate la sigla! Partiamo dicendo che Amazon, in maniera inconfutabile, ha ormai solidificato la sua posizione sul mercato per quanto riguarda gli smart speaker. Il nostro assistente domotico, in relazione a quel nome di Amazon, diciamo che ormai ha preso piede per quanto riguarda la vendita dell'assistenza casalinga, della domotica casalinga. Però Bezos naturalmente si è domandato: ma posso migliorare ancora questo prodotto? Assolutamente sì, non c'è mai limite al miglioramento. Ogni tanto ci chiama e ci dice, sì, dice tutto tech, ma scusate, posso migliorarlo ancora un po'? No, è chiaro, cioè, ha voglia. Anzi, lui dice, pront, tutto tech, e noi, yes, but ma I post migliorments, perché è plurale, sono tanti è prodotti, chiaro. The products of the Amazon. Perché ci parla in dialetto. E noi, yes, e lui già ha capito tutto. Of course. Ecco, parentesi della stronzata che dovevamo dire, l'abbiamo detta. Avanti. E quindi Bezos ha avuto questo riscontro. Di che cosa ci lamentiamo di più del nostro assistente vocale? Della parte audio. Quindi cosa hanno fatto? Hanno pensato a un volume adattivo, nel senso che il dispositivo rileverà se all'interno della stanza c'è rumore, quindi le domande che noi gli faremo, ogni qualvolta lui darà la risposta, si attiverà questa funzione, captato il rumore che c'è nella stanza, aumenterà automaticamente il volume della risposta. Non vi è mai capitato un pranzo domenicale con 8.000 parenti? A noi capita, capita spesso. Con quei 3-4 parenti che urlano, ma proprio forte, e tu sei lì che magari devi impostare il timer per la pasta e la chiami 97 volte e non ti sento, oppure ti suona il timer e non lo senti, perché... Ecco, questo potrebbe risolvere quell'annoso problema, per esempio. Assolutamente, è stato un esempio calzante. E quindi diciamo che questa funzione per adesso però arriva dal lato negativo e solo per i nostri cugini americani. Quindi per adesso noi ci dobbiamo accontentare di guardare come verrà fatta questa cosa. Però magari in futuro, come tante altre, stiamo ancora aspettando il guard, il sistema che si attiva sul nostro dispositivo vocale e che sente, capta se ci sono dei rumori particolari e ci avverte. Già quello per me risolverà anche il problema opposto, cioè voi fate magari un po' più tardi alla sera, c'è tutta la famiglia che già dorme, dovete spegnere la luce, glielo chiedete, gli date il comando e quella ti risponde a volume 800, perché a pranzo della domenica era a volume 800. E quindi e quindi ti sveglia la famiglia, tutti si arrabbiano con te. Che succede? Budello. Sì, i piatti che volano, sì. gli spaghetti con le vongole, esatto. Che volano. Invece adattivamente quello ti risponde proprio delicata, delicata. Certo che si stanno facendo una bella idea di noi, sì. Dei nostri pranzi domenicali, cioè le battaglie proprio. Scherzi a parte, quello che per adesso noi possiamo godere appieno di questa funzionalità che è arrivata da un po' di tempo è la funzione Whisper. Praticamente sussurrando al nostro dispositivo vocale ci risponderà nella stessa identica maniera, sussurrando. Delicatissima. Delicatissima. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!